Ci troviamo nei pressi della Camera di Commercio di Foggia, dove da questa mattina alcuni ristoratori facenti parte di un'associazione di categoria stanno protestando perché non hanno condiviso le modalità di accesso al bando ristori che è stato presentato proprio qualche giorno fa, proprio qui in Camera di Commercio dalla Regione Puglia. Infatti, come ben ricorderete, qui a Foggia erano giunti gli assessori piemontese e dell'Inoci che con il presidente della Camera di Commercio avevano illustrato il bando. Perché non condividono l'accesso al bando i ristoratori di Foggia? Sentiamo. Nonostante i 20 milioni della Regione stanziati, voi siete qui perché? Perché i 20 milioni non sono stati stanziati, o meglio, sono stati stanziati, ma sono stati legati ad un documento che è il DURC, che purtroppo dopo 11 mesi di chiusura è impossibile tenere in regola. Anche se uno ha pagato con un giorno di ritardo, purtroppo ci vengono negati questi soldi e vanno a compensazione di un debito, quando invece questo non è un ristoro, ma è, deve essere chiaro, è un risarcimento per un errore che la Regione Puglia ha fatto, che ha riconosciuto, e al tavolo delle trattative davanti al signor prefetto doveva essere un risarcimento, quindi che doveva arrivare direttamente sui nostri conti correnti. Invece di questo lo hanno cominciato a legare a 10.000 parametri, che nessuno di noi mai accederà a queste cose, o pochissimi. Infatti fino a mercoledì alle 11.30 su 246 domande, 8 erano regolari. Ma è normale, perché dopo 11 mesi di chiusura sfido chiunque a essere regolare con tutte le tasse da pagare che abbiamo. Perché qui oggi? Allora, perché in quel tavolo tecnico fatto a dicembre alla presenza del prefetto, del dottor Grassi di Foggia, si era detto che si parlava di ristori. Infatti là nacque una manifestazione sempre spontanea da parte di tutti noi, e da parte di Raffaele Piemontese fu detto che c'erano soltanto dei ristori. Questi 20 milioni erano indicati come ristori. Tengo a sottolineare questo perché oggi con il bando si richiede il DURC apposta. Lei tenga presente che in tutta Italia, dopo che si è stati fermi un anno, sfido chiunque ad aprire il DURC apposta. Di qua tengo a sostenere, staremo qui ad oltranza, tanto siamo abituati a stare fermi in questo periodo, quindi ci costa davvero ben poco fare questo ulteriore sacrificio.